Allora, io ho cominciato la mia esperienza con la musica tramite la scuola dell'infanzia. Cioè, vedevo questi altri bambini che suonavano e dicevo, ma ci proviamo, ci possiamo provare. Ho cominciato all'età di 3 anni a stare insieme, a convivere con il pianoforte. Dopo un annetto che mi piaceva molto questo strumento e quindi ho continuato fino ad arrivare a oggi. Allora, quando suono per il pubblico provo sempre gioia, ma anche altre volte il pubblico mi mette soggezione perché vedo questa sala enorme. Oppure anche queste salette piccole, dico mamma mia, sembrano tantissime, sono invece pochi, però, cavolo, mi piace o no? Il mio piatto preferito non è uno solo, sono molti, per esempio... Pasta al pomodoro che fa mia nonna è ricchissima. E le lasagne che fa mia mamma sono buonissime. Il mio sogno nel cassetto è di fare musicista. La vita di Chopin fu lunga, articolata, complessa. È quindi impossibile da ricostruire per quanto fu misteriosa, assurda, incomprensibile, enigmatica e un altro po' di aggettivi a caso. Dal punto di vista musicale fu un talento precoce, tanto che nel 1845, alla tenera età di 36 anni, era già in grado di fare la scala di Do maggiore al pianoforte. Tra le sue composizioni pianistiche principali ricordiamo Preludi. Chopin si seccava terribilmente di scrivere delle opere complete, così faceva solo i preludi, che erano belli da sentire e veloci da eseguire. Certo, è come se oggi un regista girasse solo i trailer dei suoi film. Ma andate a dirlo a Chopin, lui proprio non teneva voglia. Notturni. Si tratta di composizioni musicali scritte di notte, quindi senza luce. Quindi sono tutte note buttate a caso sullo spartito. E Walzer, scritti su commissione per Lady Oscar. Di Frédéric Chopin, studio in fa minore, opera 25, numero 2, e valzer in re bemolle maggiore, opera 64, numero 1. Al pianoforte, Gabriele Gallo.